iPhone nasconde veramente delle potenzialità incredibili e grazie anche ai miei video ne avete scoperte tantissime. A volte però non ci rendiamo conto di cosa veramente può fare iPhone per noi fino a quando non ci troviamo di fronte a un problema, a un'esigenza da soddisfare. Ecco perché con questo video voglio farvi vedere alcune potenzialità di iPhone spesso poco conosciute o inespresse, ma che possono tornare molto utili nel quotidiano. Questo è uno di quei video che vi piacciono davvero tanto. Dunque non vi rubo altro tempo e iniziamo! Partiamo un po' da funzioni base da conoscere per quanto riguarda gli screenshot, perché gli screenshot sono molto utili, ma spesso le persone non conoscono delle scorciatoie che possono tornare veramente comode. Ci sono alcune funzioni degli screenshot che dovreste conoscere. Vi faccio vedere. Fate uno screenshot. Una volta fatto, se tenete premuto sullo screenshot qualche secondo e rilasciate il dito, lui aprirà immediatamente la schermata di condivisione. Questo perché se fate uno screenshot normalmente invece ci toccate su, lui vi apre questa schermata e per andare su condividi dovete toccare qui. Dunque evitate un passaggio. E un'altra cosa utile, sempre negli screenshot, è che quando toccate su fine potete fare elimina se avete sbagliato, salvarlo come foto, salvarlo come file, salvarlo in una nota rapida, ma soprattutto copia ed elimina. Questo ragazzi è favoloso perché poi basta aprire una qualsiasi chat, toccare due volte, fate incolla e tada! Avete incollato e inviato la vostra immagine. E sempre per gli screenshot, ultima cosa, se tenete premuto su uno screenshot lo potete trascinare, potete aprire una qualsiasi applicazione che supporti questa funzione e incollare il vostro screenshot da inviare subito. Una delle manie degli ultimi tempi è quella di creare sticker a volontà da condividere sui messaggi, su WhatsApp, insomma, ovunque. Bene, iPhone ci permette di fare tutto ciò in modo semplicissimo e vi mostro come si fa. Una funzione che adoro moltissimo dei nuovi iPhone è che se apriamo una foto e teniamo un po' premuto su di essa, guardate, possiamo aggiungere un adesivo, copiare, condividere, ma a me piace questo trucchetto. Toccate su copia e guardate cosa succede. Se siete all'interno di una chat di WhatsApp e fate incolla, lui trasformerà automaticamente in sticker la vostra foto. Eccola qui. E non è tutto, perché un'altra cosa che mi piace, sempre come ho fatto vedere prima, fate aggiungere adesivo. Adesso lui aggiungerà l'adesivo tra quelli che avete. E se fate aggiungi effetto, lo potrete anche personalizzare. E una volta aggiunto un adesivo, se prendete una foto e la modificate e andate qui nell'icona, e poi fate aggiungi adesivo, beh ragazzi potete aggiungere i vostri adesivi all'interno della foto dove volete. Però come avete visto alcuni adesivi si animano come questo perché è una foto live, infatti guardate la foto live sarebbe così. Quindi possiamo creare anche un adesivo animato facendo aggiungi adesivo. Adesso lui ha aggiunto l'adesivo, fate aggiungi effetto e dal live potete scegliere se animare o meno il vostro adesivo. Eccolo qui. Purtroppo l'adesivo animato funziona solo con poche applicazioni supportate, come ad esempio iMessage. Se volete eliminare un adesivo, toccateci su e fate elimina. Questa è una funzione che adoro tantissimo. Sappiamo tutti che iPhone può scannerizzare documenti, ma non tutti sanno che possiamo farlo direttamente da iPhone anche se stiamo usando il Mac. Vi mostro una bella cosa. Ipotizziamo di essere sul nostro Mac che magari stiamo scrivendo una email e vogliamo qui includere una foto scansionata di un documento, in questo caso un manuale. Cosa fare? In alto a destra c'è questa icona. Guardate, possiamo includere una foto dal Mac, ma soprattutto possiamo scattare delle foto o scansionare documenti o aggiungere disegni dai nostri dispositivi collegati e supportati. In questo caso io ho un 14 Plus e un 15 Pro Max. Attenzione, affinché tutto funzioni dovete avere sia Wi-Fi che Bluetooth attivo su Mac e sul vostro iPhone e soprattutto lo stesso ID Apple. Andiamo a selezionare Scansiona documenti e guardiamo cosa succede sul nostro iPhone. In modo automatico verrà aperta la fotocamera per scansionare il documento, infatti lui ce lo dice anche. Scansionate il documento e una volta finito toccate su Salva. E guardate, sul Mac in modo automatico è stata aggiunta la scansione. E naturalmente potete anche sfruttare tutte le funzioni che il Mac vi mette a disposizione come modifica, rimozione sfondo e tanto altro.
Sappiamo tutti che la fotocamera del nostro iPhone è potentissima, ma la cosa che non tutti sanno è che su iPhone è presente un'applicazione, oltre a quella fotocamera, molto comoda. Sul nostro iPhone è presente un'applicazione che si chiama lente di ingrandimento o comunemente lente. Apriamola. Ora, può sembrare una banale fotocamera, ma in realtà questa lente sfrutta al massimo lo zoom dei nostri iPhone, quindi veramente da utilizzare come lente di ingrandimento quando qualcosa è scritto in piccolo. Ma non è tutto, perché a parte sfruttare al massimo lo zoom, toccando su questa icona, guardate, potete sfruttare queste funzioni che si chiamano modalità di rilevamento. In pratica, se usate questa icona qui, lui rileva le persone, oppure se passate di fronte a una porta con la telecamera vi dice se la porta è aperta oppure no e vi dà indicazioni. Qui invece descrive in modo attivo delle immagini che inquadra. Questo invece per rilevare il testo. Usando invece questa icona possiamo avere indica e parlo, ovvero indicare con il dito qualcosa e lui ci dice di cosa si tratta. User manual. Avete visto? La mano è troppo vicina. 3 in 1 magnet wireless charger. Gaetano Arco. Testo rovesciato. Insomma, come avete visto, delle funzioni avanzate di accessibilità che possono tornare utili per qualcuno, ma anche qui possiamo attivare la torcia, dei filtri, gestire l'esposizione e la luminosità, e dalle impostazioni possiamo aggiungere anche altri controlli. Insomma, un'applicazione tutta da sfruttare e da conoscere. Molte persone, quando devono cercare un'applicazione su iPhone, adorano averla sulla home screen. In realtà ci sono dei modi ancora più semplici per fare un po' di spazio, soprattutto sulla schermata home del nostro iPhone, e cercare velocemente le nostre app. Per cercare un'app velocemente sul nostro iPhone, ma fare anche un po' di ordine sulla nostra schermata, tipo in questo caso io ne ho solo una, e poi a destra ho la libreria app e a sinistra i widget, se voglio cercare un'app che non è nella mia schermata, ho vari metodi. C'è questo gesto che possiamo fare e cercare magari un'applicazione. Eccola qui. Oppure, stessa cosa, andiamo nella libreria app che si trova in fondo a destra, o cerchiamo qui la nostra app, oppure sfruttiamo l'elenco e andiamo subito quindi a cercare l'applicazione. A volte però usiamo delle app così spesso che è anche noioso andare a cercarle di nuovo. Quindi cosa vi consiglio di fare? Andate a sinistra, ci sono tutti i widget, toccate su modifica. Adesso aggiungiamo un nuovo widget, in particolare suggerimenti di Siri. Guardate, potete scegliere voi come farvi suggerire, io vi suggerisco questo. Perché cosa succede? In questo modo Siri saprà automaticamente quali sono le app che stiamo utilizzando in modo più frequente e quindi ce le porterà qui. Infatti di recente ho utilizzato moltissimo questa app, Unicredit, NGL, Shopify, YouTube, Fantacalcio, eccetera, eccetera. Insomma, un widget da non sottovalutare. Quando scattiamo centinaia, migliaia di foto con il nostro iPhone, finiscono tutti nell'app foto e poi a volte per cercarle può diventare un problema. In realtà non è così, perché grazie ai filtri e alle ricerche possiamo veramente sfruttare al massimo l'app foto del nostro iPhone. Apriamo l'app foto e adesso possiamo cercare velocemente un luogo, ad esempio Nottingham, per avere tutte le foto di quando sono stato a Nottingham. Eccole qui. Oppure mettiamo un'altra città, Bolzano, tutte le foto che ho scattato a Bolzano, e insomma, per cercare velocemente un luogo possiamo utilizzare questa funzione di iPhone. Ma non solo, se vogliamo cercare una foto che sicuramente conteneva del testo, proviamo a cercare quel testo in questo modo. Ad esempio, ricordo che avevo una maglia, un mio amico ho scritto uomini forti, e infatti ecco qui, guardate, lui mi ha anche indicato dove si trova, e abbiamo trovato velocemente la foto contenente quel testo. Non è tutto, perché possiamo cercare anche degli animali, ad esempio gatti, e lui ci dà anche delle indicazioni, uccelli, pinguini. E la cosa bella è che se abbiamo anche un album creato con un animale, possiamo cercare il nome di quell'animale per avere tutte le foto. Ad esempio il mio gatto si chiama Macchietta, e infatti ecco qui tutte le foto del mio gatto Macchietta. Una delle funzioni più comode che utilizzo quotidianamente con il mio iPhone è quella di scattare una foto a un testo, a un tabellone, insomma qualsiasi cosa che contenga appunto un testo, ed estrarlo immediatamente. La fotocamera di nostro iPhone è formidabile perché ci permette anche di estrarre velocemente del testo. Immaginiamo di avere una foto con del testo, la inquadriamo e guardate cosa accade.
esce questa iconcina, iPhone ha riconosciuto del testo nella foto. Testo che possiamo anche subito copiare, selezionare, cercare delle info o addirittura tradurre. Quindi magari da italiano ad inglese e abbiamo anche una traduzione in tempo reale. Oppure possiamo copiare e incollare subito il testo magari in una chat. Ma non è tutto, è che ipotizziamo di aver scattato la foto senza aver dunque subito rilevato il testo. Anche in un secondo momento iPhone è in grado di evidenziare il testo. Basta tenere premuto dove ci interessa. Guardate, possiamo selezionarlo e fare quello che vi ho mostrato prima. Copiarlo, cercare info, cercare sul web, condividere. Insomma, veramente, veramente potente questa funzione di iPhone che mi piace tantissimo.